Ogni secondo, ogni istante della nostra vita, noi esseri umani elaboriamo le informazioni che ci provengono dall'ambiente circostante. C'è un problema però, questo flusso di informazioni è caotico e incessante e ci costringe quindi ad operare una selezione in ingresso. Cosa fa allora il cervello? Crea delle categorie mentali che permettono di incasellare le informazioni in entrata e trovare loro un posto all'interno dei nostri schemi mentali. Quando non riusciamo in questo compito, magari perché le informazioni che stiamo elaborando contrastano con un nostro schema preesistente, proviamo frustrazione e quella che in psicologia viene chiamata dissonanza cognitiva. Si tratta di un meccanismo adattivo che abbiamo sviluppato nel corso di migliaia di anni. L'obiettivo è quello di risparmiare risorse cognitive, ma allo stesso tempo avere un criterio ed un'efficienza nell'elaborazione delle informazioni. Si potrebbe dire, in altre parole, che siamo progettati per ricercare un ordine nel caos. Eppure si tratta di un ordine esclusivamente soggettivo, un ordine che sarà inevitabilmente diverso dall'ordine di un altro. Per esempio, se due persone assistono allo stesso evento, noteranno particolari diversi, lo interpreteranno e lo ricorderanno in maniera diversa, a seconda di come i propri schemi mentali preesistenti hanno selezionato le informazioni in ingresso e hanno conferito loro importanza o meno. Questo meccanismo è però responsabile di una delle più grandi illusioni dell'essere umano, ovvero l'illusione della certezza. Infatti, quando crediamo in qualcosa, tendiamo a notare solo quelle informazioni che vanno a confermare la nostra credenza, ignorando quelle che invece andrebbero in conflitto, proprio per evitare quella dissonanza cognitiva di cui parlavamo precedentemente. Tutto ciò fa sì che le nostre credenze diventino sempre più rigide e difficili da modificare, anche davanti all'evidenza dei fatti. Non importa quello che vediamo, importa solo quello che vogliamo vedere. Come detto, queste credenze si formano sulla base di un meccanismo adattivo che ci serve per dominare l'ambiente circostante e trovare un criterio di selezione delle informazioni, altrimenti impazziremmo nell'elaborarle tutte. Eppure ci sono delle certezze che possono diventare profondamente deleterie per il nostro benessere personale, trasformandosi in delle vere e proprie ancore che diventano sempre più pesanti e che ci trascinano verso il fondo. Prendendo come esempio il fenomeno degli hikikomori, molti ritirati sociali sviluppano prima e durante il proprio percorso di isolamento alcune convinzioni negative sui rapporti interpersonali e sulla società in generale. Tali credenze li portano a pensare che la scelta migliore per loro sia quella di rifiutare la socialità e di vivere nella solitudine della loro camera da letto. Più l'isolamento si prolunga e più queste certezze tendono ad irrigidirsi, rendendo sempre più difficile l'aiuto. Eppure, come spiegato nella prima parte del video, qualsiasi certezza non è altro che un'illusione, una visione completamente soggettiva della realtà che si è plasmata nel corso del tempo a seconda delle varie esperienze vissute. Il problema è che chi possiede tale certezza non si rende conto della sua inconsistenza. Al contrario, gli apparirà tremendamente reale e veritiera, rendendo difficile qualsiasi tipo di contraddittorio. È proprio per questo che aiutare un hikikomori ad uscire dalla propria condizione è così difficile e richiede potenzialmente molto tempo. Perché bisogna andare a scalfire giorno dopo giorno quelle certezze che si sono plasmate nel corso di tutta la sua vita e che lo hanno portato a scegliere la strada dell'isolamento. Qualcuno, a questo punto del discorso, potrebbe muovere la seguente obiezione. Se le certezze di un hikikomori sono sbagliate, allora lo sono anche quelle dei non hikikomori. Dunque, perché bisogna modificare le certezze degli hikikomori e non quelle di tutti gli altri? A mio parere, la discriminante sta nella sofferenza. Perché se un meccanismo adattivo, come appunto il bisogno di ordine e di certezze, si trasforma invece in un meccanismo disadattivo, di autoprivazione e fonte di malessere, come appunto gli hikikomori, significa che qualcosa è andato storto. Attenzione, questo discorso per me non vale solo per gli hikikomori, ma anche per tutte quelle altre problematiche che originano da un'estremizzazione del pensiero e da una conseguente alterazione del proprio equilibrio adattivo, andando ad impattare fortemente sulla qualità della vita. A questo punto le obiezioni potrebbero essere aumentate addirittura, ma è davvero difficile per me spingermi oltre nel ragionamento senza rendere il video troppo lungo e pesante. Finirei sicuramente per uscire dal campo psicologico e addentrarmi in quello filosofico, ben più complesso e per il quale ho sicuramente meno competenze. Vi invito però a commentare con il vostro punto di vista. Che siate d'accordo o meno, spero comunque di avervi suscitato una riflessione. Il mio obiettivo in fondo è questo.